Oh, che te va a magnà? Ragazzi, Capodanno si avvicina, quindi dobbiamo fare l'aperitivo bar antipasto di Capodanno. Vi ho fatto vedere tantissime cose in questi... Quant'è ormai che fanno i video? Un anno e mezzo? Sì. Ormai. Però oggi vi faccio vedere proprio un antipastino bar aperitivo. Io direi più aperitivo, per stupire i vostri ospiti. Faremo del dentice fritto con miele fermentato e maionese al tabasco. Capolavo. Che se voi lo presentate così diranno: ma che mi sta data magna? È invece una cosa molto semplice da fare, potete farlo anche con qualsiasi pesce vogliate, io c'ho il dentice, è davvero buono. Quindi vediamo gli ingredienti e iniziamo. Allora, abbiamo il dentice, ce l'ho già tagliato, farina di riso, farina 00, miele, finocchietto, aglio, peperoncino, limone, sale, birra, acqua frizzante, un uovo. Mi pare basta. Allora, da cosa si inizia, ragazzi? Si inizia dal miele fermentato, che se voi ve lo fate un mese prima è meglio, però già dopo 2-3 giorni è buono, è molto semplice da fare e veramente dà un tocco particolare a questo piatto. Ecco gli ingredienti che ci servono: aglio, peperoncino, semi di finocchio e miele. È facilissimo, guardate come si fa. Prendete il miele, mettete dentro un vasetto di vetro, ci mettete dentro semi di finocchio, questo ve lo fate proprio appena avete finito di guardare questo video, voi lo fate e voi lo lasciate là. Peperoncino, questo è molto piccante quindi ce ne metto poco. Aglio, questo è buono ragazzi per accompagnare il pollo fritto, magari un pesce anche al forno, delle verdure gratinate da mettere sopra. Con la letta di pollo, questa è top. Nasce proprio la letta di pollo. Io stesso ho guardato un tutorial su YouTube per farlo. La pensa un po': aglio a fettine, dentro così. Goccetto d'acqua che aiuta la fermentazione. Poca, no splash. Giriamo. Allora, questo ho detto. Se fermenta 3 settimane fuori dal frigo è perfetto. Già dopo 3 giorni, però, ha e il sapore di aglio e peperoncino, quindi voi lo fate, lo usate, poi lo rimettete là. Allora, perfetto, assaggiamo. Buono. Garzette, quelle per quando vi fate male come io in questo caso, sopra così. Elastichetto che io comodamente ho sempre in tasca per legarmi i capelli quando... Pronto, questo deve traspirare, lo mettete, io di solito lo metto sopra il frigo, in questo caso lo mettiamo tacciamo i pizzi, lo mettiamo sopra il forno. E questo deve fermentare, prenderà questo sapore dolce perché c'è il miele col peperoncino, con l'aglio fermentato dentro, molto particolare, buonissimo, che noi andremo a spennellare sopra il dentice. Eccolo qua, questo ho sempre sognato di farla sta cosa. Quando sono piccolo ho iniziato a cucinare e vedo i programmi TV, ho sempre sognato di dire: io ce l'ho già pronto. Ecco qua, vedete? Questo è buonissimo. Senti un profumo, Joshua, senti qua. Senti? Mamma mia! Te l'ho detto. E questo quindi lo mettiamo qua davanti. Perfetto, ci siamo. Adesso passiamo alla pastella, che ormai sappiamo fare a memoria. Che ci metto io nella pastella, Josh? Lo sai pure te ormai? La pastella? Birra. Sì. Pastella. Come si dice? Farina. Farina 00. Farina di riso. Farina di... stiamo a fare la pasta. Farina di riso. Quella è proprio la pasta. Farina di riso. Acqua frizzante. Mi raccomando, mettete l'acqua frizzante in un bicchiere con scritto Ruben, se no non vi viene. Perfetto. E birra. Ah, io ho la mano rotta, non riesco a aprire questa birra. Ok, fatto. Birra fredda e iniziamo a sbattere. Io lo dico sempre: 110 ml di acqua, 110 ml di birra, 100 g di farina 00, 100 g di semola. Ma io faccio a occhio. Me l'hanno regalato il tuo libro per Natale. Ah, ecco quello, ecco il metoscolo di mettere dietro. A parte che lo risistemo tutto perché qua ci stanno i bufere ultimamente. Se non sapete ancora cosa fare per Natale, siete in ritardo, regalate il mio libro, ragazzi, Cucina con Ruben, disponibile online e in tutte le librerie. O almeno in tutte le librerie di quelli a cui sto simpatico, l'altro non lo so. Ok, guarda come deve essere la consistenza. Deve velare il cucchiaio come sempre. Questa più riposa e meglio è. Passiamo alla maionese al tabasco. Al tabasco oggi. Olio di semi, 220 ml. Un ovetto. Pizzico di sale, dillo te, dai, che oggi è Capodanno. Scorza di limone. Oggi stiamo cucinando per Capodanno, scorza di limone. Che comunque fa il suo, eh? Succo massaggino. Bravo, vedi, ormai io manco devo parlare. Famo così, un video in cui sto zitto e tu racconti quello che devi fare. Devo mettere il microfono però, se ecco. Non succo di limone. E adesso, a me piace molto, se non vi piace particolarmente il piccante potete sostituirlo, che ne so, con della menta, tabasco. Buono il tabasco, ragazzi. Buono, buono il tabasco. E adesso andiamo a frullare. Ma come faccio a frullare se mi devo scordarmi di prima di là? Lo vado a prendere. Tra l'altro mi ho scordato anche il finocchietto con cui finiremo questo piatto. Quindi vado. Ciao. La bacchia la scotta a mano, l'avete visto? Partiamo dal fondo e saliamo piano piano. Lo sappiamo a memoria ormai. Posso farlo bevendomi una birra? Top! Assaggiamo!
E assaggia. Fermo, c'è le mani sporche, che assaggi? Più tabasco. Non ce la faccio credere però, eh. Più tabasco? Più tabasco. Assaggio dopo. Più allora. Piccante, sì. Adesso lo puoi assaggiare. Ah, metti il dito. Sempre le mani sporche. È uguale, dai. Assaggiamo. Hanno delle telecamere. Ma io ne sei la telecamera. Com'è? Buona, buona. Buona fragica. E questa sposerà bene con il nostro pesciolino, eh. La fammi sistemare che tu. Joshua, mi fai sempre fare un macello qua. Sempre un sac a poche, arancione mi raccomando. Che di Capodanno, quest'anno va di moda l'arancione, lo sapevi? Mutande arancioni quindi. Mutande arancioni quest'anno, io ho comprato già un perizomino di quelli maculato, arancione e verde. Sta benissimo insieme. Reggi un attimo, fatte utile un secondo. Invece di parlare e basta, ormai parla. Sì, ma non mi sporcare. Parla, però, parla, parla. Top! Non ci resta che? Magna. Prima devo friggere forse, che dici? Come non vedi? Ci resta che friggere. Non ci resta che friggere. C'era un film che era non ci resta che piangere, noi invece friggiamo, friggiamo. Ok. Ma si sono iscritti loro? Che io un po'. No, perché posso dire una cosa, ragazzi? Vi vediamo noi, soprattutto Joshua. Io vedo tanto molto bene. Ma Joshua che controlla le cose, vi vede molto bene, che ci sono chi ci segue, ma chi ci guarda ma non ci segue, non va bene, ragazzi. Quindi seguite sto canale, dai, su. Pure gratis. Davvero? Se pagasse, dico vabbè. Pagate Netflix. Se pagasse, dice posso vedere i miei video gratis. Ecco, pagate Netflix, pagate qua. Un canale di cucina gratis se volete vedere. Grazie. E seguitemi. Seguitemi. Questo, stavo facendo una cena l'altro giorno. Stavo facendo proprio questa ricetta. Ho detto fammene levare un po' di studenti, cioè che lo voglio far vedere ai miei utenti. Quindi questa è già tagliata a bocconcini. Era un semplice filetto di dentice che abbiamo tagliato così, a bocconcini. Semplice, semplice, ragazzi. Quindi un filetto di pesce qualsiasi, spigola, orata, gallinella, ricciola, quello che vi pare a voi. Prendete e lo tagliate a bocconcini. Se il vostro pescivendolo di fiducia è molto gentile, ve lo fate tagliare da lui, però deve essere proprio molto gentile. Comunque, senza spine, siamo tranquilli così, abbiamo i filettini. Pastelliamo? Noi italiani siamo maghi del fritto proprio. Però voi dovete vedere con questa pastella che faccio io il fritto come viene. Voi dovete vedere il fritto come viene. Guarda, 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 vieni qua, guarda. Guarda come attacca il fritto bene. Guarda, mamma guarda. Mia. Vieni, vieni. Con la pelle, eh? Con la pelle, eh? Guarda che roba. No, vabbè. Stanno avvenite le nuvolette praticamente. Mamma mia, oh. Stanno avvenite le nuvolette soffici. Non mettiamo troppe cose insieme. Ecco, guarda qua, ce ne entra un altro. Senti l'odore, okay. Oh. Non mette retta. Guarda, guarda, guarda come soffia. Ah. Guarda come gonfia il soffritto. Ma che è? Le nuvole di drago, che è? Anticodorino. Amore mio, guarda, guarda cos'ho. Guarda cos'ho, la carta con i limoni. Allora, prendiamo un cucchiaio, che io avevo preso i cucchiai. Dove li hai messi? Delicatamente, ragazzi. Guarda, guarda, guarda che robetta. No, vabbè, io non ce la posso fare. Io non ce la posso fare. Coccate questa ricetta, l'ho data solo a voi, a quelli di Instagram non gliel'ho data. Guarda qua. Non gli voglio male, ma io quando mi dicono ti seguo su YouTube o segui i tuoi video lunghi su Facebook, io impazzisco di gioia. Tipo che mi hanno detto ti voglio bene. Nessuno mi dice. Sì, sono la fam loro. Sì, questa è una famiglia. Una famiglia vera. Perché comunque guardarti 13 minuti di video dici cavolo. O no? Per questo facciamo ogni tanto queste ricettine un po' più. Perché comunque ormai ci capiscono, no? Vabbè, il fritto dice però che non è venuto croccante. No, no, dice. No. Dice no, no. Che non è venuto croccante è sto morbido, fritto. Così. È morbido, mannaggia, mi sera si è rovinato. Mannaggia. Questo è il nudo di drago per davvero. Mamma mia. Con la pelle che si intravede. Mamma no, vabbè, mia. Ma io perché io devo smettere. Io lo stavo dirato giù, io devo iniziare devo andare a lavorare con mio padre. Mi metto un'anima in pace, la smetto di mangiare. Che comunque. Mentre quelli scolano un attimino, siamo gli altri. E questi sono tipo. Patatine. Che c'è? No, peggio delle patatine. Bruscolini. Per me, nel mio caso, peggio delle caramelle alla liquirizia. Ah, proprio così le mani? Sì. Non alla liquirizia, alla liquirizia. Alla liquirizia? Sì, alla liquirizia. Adesso vi dobbiamo far vedere cosa bisogna fare. Stai calmo. Bisogna prendere un piattino, mettere le nostre nuvolette, salarle leggermente. Mamma mia, profumino di fritto, ragazzi. Che profumino di fritto. Prendiamo il miele fermentato. Ah, sentilo, sentilo bene, sentilo mamma bene, mia. Sentilo bene. Ah, mamma mia. Il pennello. E ci avrei messo pure in questo miele. Forse, non lo so, lo zenzero. Ci sta. Lo andiamo a spennellare sopra. Te dico io. All'ultimo, prima di servirli, eh. Mamma mia, oh. Prendiamo un bel piatto. Da aperitivo. E dai metterci la marmellata qua dentro, credimi, guarda. Dai calmo. Te ne facciamo 5, 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, 1, 2, 3, 4 e 5. Tac. E questo sopra me lo vai a finire
che dà proprio profumo e felicità, con un po' di finocchietto selvatico. Non mi mettete l'aneto perché sennò vi vengo a prendere a casa, vi metto le mani addosso e ve spacco la cucina. Sul salmone ogni tanto. Tiè, guarda che roba. Io adesso uno, prima proprio che Joshua fa la foto, devo assaggiare, perché... Subito, senza proprio... Così, tanto per dirlo, cioè nel senso te dico. Assaggia l'ha fatto ormai, che te devo dire? Jeffu! Già, vabbè, basta, allora finisce il video, che te devo dire? Joshua, aspetta un attimo. Dai. Dai il voto, dai. Dai. Beh. Quanto hai dato te? 10. Io a Natale sono sempre più buono. Ma è Capodanno. È Capodanno. Al Capodanno allora... Ancora più ma buono. È sta maionese. Maionese. Sta maionese. Ma perché adesso pesce? Famo 11 e mezzo. 11 e mezzo. Dai, con lo sconto 11. 11 e mezzo. Ragazzi, dovete provare questa ricetta con il pesce che volete voi. Commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e poi fammi sapere cosa vuoi vedere nella prossima ricetta.